Come dice la canzone, le ragazze vogliono solo divertirsi, ma non è vero, le ragazze vogliono quello che vogliono. Una vita piena di significato, affetti sinceri, percorrere la propria strada, insomma, realizzarsi. E le suore che cosa vogliono? Lo stesso, solo visto da un punto di vista diverso. D'accordo, è un modo un po' sbrigativo per spiegare una scelta così totale come quella di entrare in un convento. Va detto però che, come sentirete dalle parole della protagonista della nostra storia, la scelta di entrare in convento di una ragazza non si può capire, si può solo accogliere. Una scelta che, va tenuto presente, è sì totale, ma non necessariamente definitiva, non è irreversibile. Se poi scegli di essere una suora di clausura, questo percorso diventa più esclusivo, perché allontana il mondo dalla realtà del convento, lo allontana, ma allo stesso tempo non lo taglia fuori. Quello che accade nel mondo interessa alla protagonista della nostra storia, anzi è preoccupata per come la rete, ad esempio, ha cambiato le nostre vite, per come i social network, con la promessa di renderci tutti più vicini, alla fine ci hanno allontanato. È preoccupata per i giovani che, immersi nella rete, connessi H24, fanno una tremenda fatica a dare un senso alla loro vita. Insomma, le suore hanno le preoccupazioni che ha ogni madre, ogni padre, che abbiamo tutti, perché alla fine le suore vogliono le stesse cose che vogliamo tutti, solo che loro le guardano da un punto di vista diverso. Ha scelto di dedicare la sua vita alla fede, isolarsi dal mondo esterno e diventare una suora di clausura. Suor Martina ha preso i voti giovanissima per venire a vivere qui, nel convento delle Clarisse alle porte di Firenze. Oggi è madre superiora. Pace bene, ben arrivata, Chiara. Grazie, pace bene, Suor Martina. Prima di dedicare la sua vita al Signore, era una ragazza come tante. Avevo 21 anni nel 93, sono stata insomma una ragazza comunissima, nel senso che studiavo, desideravo sposarmi, avere dei figli, e mi innamoravo spessissimo e probabilmente questo segno di un desiderio di qualcosa che mi superasse, qualcosa di grande, qualcosa di vero, che non arrivava. Sua mamma, le sue amiche, come hanno preso questa decisione? Non bene, nel senso che è una decisione che non si può capire, non si può capire. Si può al massimo accogliere. Nel 93 ho fatto questo incontro di fede con il Signore, nel 93 nell'aprile, e sono entrata in ottobre, quindi voglio dire, è stato uno sconvolgimento abbastanza forte. Sono andata via e questo ha portato una rottura. Invece da qualche anno il rapporto è forse tra i più belli che ho, quindi sia con la mia mamma che con i miei fratelli. Le sue giornate sono scandite dalla preghiera e la sveglia suona ancora prima del sorgere del sole. Ha abbandonato la famiglia, il contatto con il resto del mondo per vivere in solitudine, nel silenzio di una chiesa, della natura, della pace. La madre superiore è consapevole che per la gente comune sia difficile da capire come si possa non sentirsi soli vivendo in un monastero di clausura. Quel che si vive fuori, in ultimo, è quel che ciascuna di noi vive qua dentro. La vita al di fuori di qui non le manca? Mancare, no. Mi interessa. La vita al di fuori di qui mi interessa in tutti i suoi aspetti. Soprattutto ascoltare le persone, il mondo che c'è nell'altro. Mi interessa la vita dei miei genitori, mi interessa la vita dei miei fratelli. Certo, ci sono dei momenti di passaggio e soprattutto all'inizio in cui possiamo avvertire la mancanza, quindi anche se si vuole, tra virgolette, la nostalgia del focolare domestico, ora lo dico un po' in maniera aulica,
Oggi come oggi si sta tranquilli che in monastero non si rimane per forza. I problemi del mondo esterno non sono estranei per Suor Martina. Voi lo sapete molto più di me che cosa gira per internet, che non è una diavoleria di per sé, ma lo può diventare. Ecco, sono messaggi che viaggiano al contrario, cioè dicono la vita non ha senso. E il giovane che è connesso 24 ore su 24 fa fatica ad avere le orecchie aperte per qualcosa di diverso. Ognuno di noi, ci dice, ha bisogno di un punto di riferimento per dare un senso alla propria esistenza. Il mondo che avevamo intorno comunque ci dava molte più certezze di quello che oggi ricevono purtroppo tanti ragazzi. Vivere cercando il bene è già fare entrare il Signore nella nostra vita.